Del libro Storia mondiale degli ebrei a cura di Pier Savì. E il libro è uno di quelli che non possono mancare nella nostra libreria o biblioteca, ma non perché è un bel formato, edito dalla Terza, ma proprio perché contiene tante informazioni storiche che forse mancavano. È un atlante storico. L'autore, in un'intervista domenica rilasciata sulla lettura del Corriere della Sera, fa riferimento a due modelli. In fondo dice l'Histoire mondiale de la France del 17 e la storia mondiale dell'Italia di Giardina, possono essere due elementi a cui mi sono ispirato, comunque il libro è vicino. È un atlante storico, dicevo, che racchiude in molte pagine interessanti la storia di 3.000 anni dell'ebraismo, del giudaismo, degli ebrei in particolare, più corretto dirlo. Il libro non è soltanto a firma dell'autore, ma si compone di tanti autori che con i loro contributi hanno dato un quadro più completo possibile delle problematiche che tutto ciò comporta. È una storia lunghissima, dalla distruzione del Secondo Tempio, la cacciata degli ebrei in Spagna nel 492, la fondazione dello Stato di Israele. Proprio su questo poi c'è un passaggio del nostro Presidente Riccardi, nel suo capitolo, che metterà i punti su il rapporto tra il cattolicesimo, in particolare la figura di Giovanni Paolo II e il mondo ebraico. Ne parleranno con noi, appunto, oltre all'autore, Pier Savì, il Presidente Andrea Riccardi, il Rabbino Riccardo Di Segni, che salutiamo e ringraziamo, e la storica Anna Foa. Io ci tenevo soltanto a ricordare, c'è un passaggio della sua intervista di domenica che è molto interessante anche rileggerlo, alla domanda appunto di non voler tracciare una storia dell'ebraismo, ma una storia degli ebrei, una differenza che ci sembra sostanziale, e l'autore risponde sì, perché ciò che è risultato più difficile nella composizione del libro è di chi siamo e di chi stiamo scrivendo la storia, del popolo ebraico, degli ebrei con l'iniziale maiuscola, o degli ebrei con la minuscola, espressione con la quale intendere solo le persone di religione ebraica. E le cose si complicano perché esiste una religione ebraica ma anche un popolo ebraico, e l'uso del termine ebrei per designare milioni di donne e uomini lungo un arco cronologico di 3.000 anni come qualcosa di univoco, beh, anche questa è una forzatura discutibile. Ci sono sefarditi, azrachiti, ebrei tedeschi, polacchi, austriaci, italiani, come definire tutta questa grande diversità? Lo ascolterete direttamente dalle parole dei nostri relatori. Lascerei la parola al Rabbino Di Segni. Sì, perché io ho scritto Riccardo. È un fenomeno di assimilazione. Allora, buonasera, grazie a Dante Alighieri di aver ospitato questa presentazione in questa cornice che mi intemorisce molto e mi costringe a parlare in italiano. E non nel modo consueto con cui mi esprimo. Beh, alla Dante Alighieri bisogna... Questo libro rappresenta una novità interessante. E ciò che lo caratterizza è il taglio particolare che rappresenta una costruzione di una storia in maniera non, diciamo, comune e tradizionale. È più una sorta di guida di Repubblica agli anniversari, è una successione di schede che sono messe in ordine cronologico con il principio della data, cioè una data importante e simbolica, e c'è tutta un evento che è avvenuto più o meno in quella data che si vuole ricordare. E c'è una concezione redazionale rigorosa secondo la quale l'estensione di queste schede non deve superare determinati limiti, per cui il risultato complessivo è un risultato calibrato e omogeneo. E quindi da questo punto di vista il quadro d'insieme è,
è importante perché offre la possibilità di documentarsi su alcuni argomenti essenziali della storia con delle informazioni precise che vanno all'obiettivo. Quindi da questo punto di vista è molto interessante ed è un libro maneggevole e di piacevole lettura. Accanto a questo, ovviamente, se si fa una selezione di date, inevitabilmente alcune entrano e alcune non ci stanno. E poi, oltre alla selezione di date e di argomenti, c'è anche il problema della selezione di chi scrive queste schede, che effettivamente è stata fatta con grande attenzione, scegliendo collaboratori importanti e informati. Almeno questa era l'intenzione. Devo dire che come lettore non mi aspettavo la pubblicità autogratificante dell'inizio, in cui si dice che questo libro offre al lettore il meglio della ricerca. È un pochettino, cioè, questo sono un pochettino auto. E poi che questo libro colma una lacuna. Abbiamo degli storici importanti a questo tavolo, abbiamo una storica che ha curato ma ha scritto anche dei libri di storia. Non mi sento molto vuoto in informazioni storiche oggi nel panorama editoriale generale e persino anche in quello italiano. Interessante il fatto che questo libro si ponga come intenzione il fatto di non dare interpretazioni, cioè non leggere tutto in chiave sionista o in chiave antisionista e così via. E questo è importante, però in ogni caso una storia dell'interpretazione, anche questa potrebbe essere rilevante. E nell'ambito di quello che dicono gli esperti, bisogna sempre diffidare degli esperti, per esempio una frase che leggo a pagina, per la scheda a pagina 539: prima della distruzione di Gerusalemme la religione giudaica non può essere affatto definita monoteista. Beh, se lo dice lei, se lo dice lui, Thomas Römer, va bene, sono molto contento, però qua abbiamo le persone che appartengono a determinate scuole che esprimono il loro pensiero in maniera abbastanza tranciante, e su questo c'è anche da discutere abbastanza. Un altro aspetto che mi è stato sollecitato da leggere la scheda sulla rivolta dei Maccabei, il 164, Giuda Maccabeo purifica il Tempio, che è un po' la storia della festa di Hanukkah. Ecco, questa è una scheda nella quale sì, c'è molto, però la complessità è troppo sacrificata. E tra l'altro, vedendo scritto Hanukkah in trascrizione HA2KA, mi sono detto: ma guarda che strana trascrizione, vorrei vedere con un po' di pedanteria se c'era coerenza nei principi di traslitterazione. Ma andando a cercare dei confronti, quello che mi ha fatto impressione è che le parole ebraiche in questo libro dedicato alla storia degli ebrei sono quasi inesistenti. Questa è una storia degli ebrei, ma non è una storia, è poco storia della cultura ebraica, e si racconta tutto quello che è successo agli ebrei come cittadinanza, pogrom, cacciate, visita, tutto quello che sappiamo che può essere successo agli ebrei, eccetera, eccetera. Ma poi di ebraismo non c'è poi così tanto, cioè di chi stiamo parlando? Ecco, questo è inevitabile quando si fanno delle scelte, ma è anche forse una, diciamo, la malattia congenita di un determinato modo di fare della storia.
Comunque, al di là di queste riserve che comunque rimangono marginali, e che se aveste fatto un'altra scelta di argomenti sarebbe stata la stessa cosa, perché qualcun altro avrebbe protestato. È come quando Maimonide spiega per quale motivo il maiale è proibito. Doveva proibire un animale, ha proibito il maiale. Se avesse proibito un altro animale sarebbe stato lo stesso problema, nessuno avrebbe capito perché. E quindi come si sceglie? Si sceglie in maniera problematica. Quindi questo è, però insomma direi che il risultato finale, al di là degli elementi inevitabilmente criticabili, è un risultato molto interessante, molto fluido, molto, molto malleabile. Si vede tra l'altro che questo è un libro che è nato in Francia con interessi di francesi, di storiografia francese, di mentalità francese, e nel quale nella edizione italiana si è cercato un po' di correggere il tiro e inserire degli elementi di storia che ci stanno più vicina. E questo è chiaramente uno sviluppo interessante e meritevole per il nostro pubblico italiano. E c'è da dire che ovviamente è così complessa la storia ebraica, è così ricca di eventi, soprattutto la storia di questi ultimi due secoli, che c'è un po' di sacrificio chiaramente di questa storia nelle ultime parti, nel senso che la selezione è diventata più necessaria con tutto ciò che ne consegue. Comunque grazie per lo sforzo che avete fatto di mettere in mano alle persone un'opera che considero efficacemente divulgativa. Grazie a Bino Disegni. Lei ha aperto una parentesi circolare alla Borges, perché poi in realtà è un infinito principio, un'infinita fine, quindi si può vedere la storia un po' a tutte le parti. Ma lei ha parlato in particolare di costruzione della storia, e a questo proposito sentiamo uno storico come Andrea Riccardi nel suo pensiero. Sì, io prendendo in mano questo libro mi sono chiesto come si fa a fare una storia mondiale degli ebrei. Se uno avesse provato solo a riassumerla, avrebbe prodotto un libro di grande lunghezza e di impossibile lettura. Io credo che lo sforzo fatto da Pier Savy, ripercorrendo in 90 quadri questa storia, sia, come diceva Riccardo Disegni, un tentativo riuscito, anche grazie all'aggiornamento della nostra cara amica Anna Foa, anche se, come dire, si tratta di un periodo che va dal 1207, la stele di Merempta, fino al 2006, la proclamazione della giornata europea della memoria. Poi perché questo sia un punto finale non l'ho intuito, non me ne sono reso conto, ma come diceva Riccardo, bisognava alla fine trovare un punto e fare una scelta. Io penso che sono quadri di grande interesse, come dice Savy nell'introduzione, ci permettono di entrare, io direi di incuriosirci alla storia del popolo, di un popolo carico di diversità, di segmenti di storia differenti, dice Savy, che dà prova di un'energia sorprendente. Un popolo la cui fede è diventata cultura, la cui fede è memoria, e Savy cita giustamente la Gaddà: in ogni generazione ciascuno deve vedere se stesso come se fosse colui che è uscito dall'Egitto. Del resto, scriveva Mark Bloch, ebraismo e cristianesimo sono religioni storiche. Mark Bloch, grande storico di origine ebraica, fucilato durante la Resistenza. Vorrei però, prima di parlare di questo libro,
ricordare chi in genere non si nomina mai, cioè il traduttore di questo libro, Michele San Paolo, che ho conosciuto in tanti anni di frequentazione della La Terza, perché questo è il suo ultimo lavoro prima della morte. E lo ricordo come un redattore, un traduttore di grande spessore culturale, un'intelligenza superiore dotata di grande erudizione in tanti campi, un umanista, anche se la sua vita è stata una vita silenziosa, dietro le quinte, anche perché dotato, lo sa chi ha lavorato con lui, di un perfezionismo che qualunque autore normale giudicava eccessivo. Ho voluto aprire questa parentesi perché la traduzione di questo libro in italiano, traduzione che sembra facile dai libri francesi in italiano, ma il francese lascia nei libri italiani una patina incredibilmente pesante, invece la traduzione è molto riuscita. Io vorrei dare la mia lettura di questo libro e vorrei fermarmi sugli ultimi due secoli, anche se ci sono pagine tanto belle e importanti, dalla Francia degli ultimi due secoli, all'impero austro-ungarico, all'est, fino al mondo arabo, partendo da quella rivoluzione che segna l'emancipazione, in cui, come si nota, ha un ruolo decisivo Robespierre, e il grande problema: ebrei come singoli o nazione ebraica o comunità ebraica? Quest'ultima soluzione è inaccettabile sempre più per uno Stato laico, nazionale e nazionalista. Mentre si spingono gli ebrei a divenire cittadini come tutti, come si diceva, di religione mosaica. E si cita nel libro la frase famosa di Clermont-Tonnerre: bisogna rifiutare tutto agli ebrei come nazione e accordare tutto agli ebrei come individui. Ripugna che ci sia nello Stato una società di non cittadini, una nazione nella nazione. Una nazione nella nazione. Del resto, ricorderai anche tu che qualche anno fa un candidato sindaco di Roma si asteneva dal fare propaganda alle elezioni comunali nel quartiere ebraico perché diceva: tanto sono tutti israeliani lì, quindi non votano. E poi le ha vinte le elezioni, mostrando che il voto ebraico non era determinato. Questo non si deve dire. Non si deve dire. Va bene, cancelliamolo dalla registrazione. Ma anche mi ricordo Amos Luzzato, che raccontava il suo dolore di ragazzo nella Palestina mandataria dove si era rifugiato per i bombardamenti fatti dagli aerei italiani. Proprio gli italiani. Ma oggi questa complessità di appartenenza del cittadino globale non è una realtà che in fondo ci fa sembrare lontano, ma non è così lontano, quegli schematismi. Eppure dalla logica, diciamo, del rifiuto dell'ebraismo come realtà, si va alle proposte di separare gli ebrei per il loro comunitarismo, di vedere in essi una minaccia per lo Stato, fino all'idea di inviarli in Madagascar, o, come scriveva la Civiltà Cattolica, una segregazione amichevole. E lo scriveva fino al 1945. E io non ho mai capito perché la Civiltà Cattolica non abbia mai, diciamo così, ripensato un pochino certe prese di posizione sulla materia. Ma questo io non l'ho detto, vai avanti tu. Super il maestro. Ma quello che mi ha interessato sono i quadri sull'emancipazione in Austria-Ungheria, che è del 1867. Lo storico che sono, che non ha mai amato le date, nemmeno negli esami universitari, quando gli studenti me la chiedevano, dicevo: sono io che faccio le domande.
Però sono stato sempre, come dire, un po' perplesso sullo scegliere una data, ma va bene, qualcosa bisogna scegliere e Maimonide ci conforta. L'emancipazione in Austro-Ungheria, tardiva rispetto alla Francia, accompagnata dall'antisemitismo, pensiamo al sindaco di Vienna, Lüger, che Hitler considera come un ispiratore, però è estremamente interessante perché c'è un ebraismo, qui lo si dice, molto differenziato. Pensiamo agli ebrei degli Asburgo che andavano da Freud, agli ebrei bosniaci che erano dei semi-ottomani, o agli ebrei miserabili della Galizia, le cui immagini Martin Pollack ci offre, proprio delle cartoline che ci fanno vedere la miseria di quel mondo galiziano nel suo libro sul viaggio nel cuore scomparso della Mitteleuropa. Gli ebrei lì erano tanti, a Leopoli il 30%, a Vienna e Budapest erano città che attraevano l'emigrazione ebraica, però bisogna dire che gli ebrei della duplice monarchia, fedelissimi agli Asburgo, si inseriscono nell'impero multinazionale con più facilità che in uno Stato, diciamo, allergico al comunitarismo o in uno Stato che ha un'identità, fra virgolette, moderna. In questo mondo ebraico, tra le tante posizioni, c'è la via verso l'ebraismo hassidico. Io mi è sempre piaciuto quel libro di Langer, amico di Kafka, Le nove porte, del 1937, qualche data la so anch'io, che racconta la storia della sua attrazione di giovane ebreo praghese borghese per quel mondo. E bello è il capitolo dedicato in questo volume al Baal Shem Tov, maestro del santo nome, e ci ricorda come nell'umiliazione tra i pogrom zaristi nell'est gli ebrei ritrovano l'entusiasmo e la gioia nella mistica e nella preghiera, in quelle che Martin Buber chiama comunità di popolo. Questo Buber che, nonostante le critiche alla sua scientificità, ci ha trasmesso l'eredità di un mondo che è stato ingoiato dall'abisso della Shoah. Buber e, secondo me, anche Chagall, in un altro modo, attraverso le immagini. E qui non interesserà a nessuno, ma mi interessa, mi ha sempre colpito l'intuizione del teologo ortorosso Olivier Clément, che fin dal 64, in un convegno di Lapire a Firenze, avanzò l'idea e dimostrò la coincidenza quasi geografica nell'area carpatico, ucraina, romena, degli Hassidim con gli esicasti ortodossi, cioè tra i discepoli ebrei del maestro del santo nome e gli ortodossi della preghiera del santo nome, come ipotizza ci sia uno scambio inesplorato. Ma l'ultima parte, la parte contemporanea, è dominata da quel personaggio straordinario che è Hertz, e qui penso alla biografia di Shurachi, ebreo algerino, di Hertz, ebreo algerino che teneva tanto al suo essere stato magistrato in Algeria che si faceva chiamare maître, e magistrato e avvocato, e lì nasce buon ultimo il sionismo tra i nazionalismi europei. Ancora qui una data, congresso di Basilea 1897, ed è bella quella citazione di Hertz nel suo diario: a Basilea ho fondato lo Stato degli ebrei. E poi è giusta la scelta del 1908, 10 anni dopo praticamente, il congresso Yiddish di Czernowitz in Austria-Ungheria, una cittadina che contava il 32% di ebrei e che veniva chiamata la piccola Vienna,
congresso in cui si proclama l'Yiddish come lingua nazionale ebraica, come cultura diasporica parlata dagli Ashkenaziti, che erano il 90%, ci viene detto, degli ebrei di allora. Andare a vedere poi questi posti di convivenza poco dopo, Czernowitz si provincializza quando diventa romena, senza allusioni a nessuna origine, quando diventa romena, una Romania che non protegge i suoi ebrei dalla razzia nazista. In fondo si vede questo ebraismo che vive in un mondo multinazionale. Accennato, tanto per darne una lettura e mostrare l'interesse del libro, non si parla mai di Romania, ma la Romania tra le due guerre è la patria dell'antisemitismo violento, che lascia delle tracce amarissime. Io penso a quel libro, quel romanzo di Mikhail Sebastian, che mi è piaciuto tanto, da 2000 anni, ebreo, grande amico di Mircea Eliade, grande storico delle religioni e grande antisemita, anche se antisemita nascosto. Eliade, ragazzo intimo di Sebastian, che prende crudelmente le distanze per motivi razzisti dall'amico dicendo: tu sei ebreo. Ed è questa idea perversa dei movimenti fascisti, è questa idea perversa dei movimenti fascisti per cui l'antisemitismo, e io l'ho ritrovato nei giovani antisemiti italiani, io penso per esempio a certe prese di posizione di Enzo Santarelli, giovane, poi storico comunista, Gabriele De Rosa, grande storico cattolico, i quali in fondo legano l'antisemitismo all'idea di una rivoluzione nazionale. Sebastian mette in bocca a un antisemita questa frase: si inizia con gli ebrei se non si trova nient'altro, ma si deve finire in un incendio generale. 1920, l'incendio è cominciato, e in questo libro si parla della prima legge antisemita in Europa, in Ungheria, e dal 20 si sale alle croci frecciate e alla deportazione degli ebrei. Tra le due guerre è un tempo difficilissimo, e sulla Shoah due date, la Shoah, mi sembra sulla Shoah ci siano quattro quadri o date, ma due date: 1942, la conferenza di Wannsee, che generalizza le stragi che i nazisti avevano già cominciato. È una fesseria quanto tante volte si scrive dicendo che si era aspettato il 42 per cominciare questo, anche se nel 42 l'80% degli ebrei che sarebbero stati uccisi erano vivi. E poi il 45, e qui si cita Esdra, il debole numero dei sopravvissuti, e mi sembra bello come si sottolinei l'impatto difficile con un mondo che non voleva ascoltare i sopravvissuti. Concludo dicendo: l'ebreo è il convivente di sempre, minoritario in Europa, nel mondo islamico, arabo, ma qualcosa si spezza per sempre in questa convivenza, con l'antisemitismo tra le due guerre, con quello nazista, con la Shoah, con le propaggini nel mondo arabo. E anche nel mondo arabo la fine di una convivenza che aveva dato luogo a quella che lui chiama la tradizione giudeo-islamica. Io so che Riccardo è molto cauto nell'esaltare quel tipo di convivenza, però mi sembra che ci sia un errore storiografico in genere quando si attribuisce la fine dell'ebraismo nel mondo arabo al 48, cioè alla proclamazione dello Stato di Israele, perché i pogrom in Iraq ci sono nel 41.
E qui si dà spazio in questo volume alla fine dell'ebraismo arabo, si segue poi, e anche qui in questo ebraismo nel mondo arabo le strade degli ebrei sono molto diverse, perché Sauvy nota come la storia per esempio degli ebrei algerini, questa comunità assimilata grazie al decreto Crémieux sia molto diversa e l'abbandono sia con la fine, diciamo, dell'Algeria francese e la sorte degli ebrei sia quella dei Pieds-Noirs. Bene, gli algerini, gli ebrei algerini vanno in Francia, si rafforza l'ebraismo francese che è il più grande nell'Unione Europea, che però oggi si interroga di nuovo sulla convivenza dei musulmani con i musulmani e si vede anche a Parigi come gli ebrei tendono a raggrupparsi in alcune aree della città proprio per l'impatto complicato e difficile e talvolta violento con l'Islam. C'è anche uno spazio, riesce a trovare una data pure per i Falashah, Beit Israel, questi ebrei misteriosi come origine che hanno un rapporto col cristianesimo etiope, che è il cristianesimo più ebraicizzante, che rispetta il sabato e dice di conservare Aksum, le tavole della legge, nella chiesa di Santa Maria di Sion. Qui è un italiano, mi sembra, che scrive, Arturo Marzano, che ricorda anche la difficile integrazione dei Falashah in Israele. E poi c'è il 48, e finisco qui, la grande svolta, la realizzazione del sogno del sionismo, anche se pure in Israele per gli ebrei resta sempre il problema di vivere con gli altri. 156.000 arabi nel 48 nei confini dello Stato e quasi 2 milioni oggi, compresi i drusi e i cristiani. L'ebraismo resta il convivente di sempre con l'altro, ma la presenza dello Stato di Israele è la garanzia che il dramma dell'emigrazione fallita, impossibile, difficoltosa durante la guerra non dovrebbe ripetersi. E allora, sfogliando le pagine di questo libro, leggendole, mi ritornavano in mente le parole di quel volume di Elia Ben Amozeg, Israele e l'umanità, quando sosteneva che tra la vocazione israelitica e l'unità umana non esiste nessun antagonismo, la Torah del Sina e la rivelazione comune a tutti gli uomini si conciliano in una sintesi superiore. Io credo che questo libro avrà una funzione, che è quella di far sorgere e risorgere un interesse, diciamo così, a altre letture e a un approfondimento. Perché poi, in una qualche misura, questo libro si chiama Storia Mondiale degli Ebrei, ma facendo storia degli ebrei facciamo anche storia del mondo. Grazie. Grazie a professor Riccardi, che ha risposto alla domanda iniziale, come ricostruire la storia. Ha fatto bene anche a non entrare nello specifico delle date, perché qui mi sembra che vada molto d'accordo con l'autore, con Personi, quando Savin scrive: le date aiutano ma non in maniera teologica, esse tratteggiano soltanto la diversità della storia, un passaggio. E poi interessante il nodo del rapporto tra Stato nazionale, ebrei e Stato nazionale, se essere Stato o essere nello Stato, in un altro Stato. Beh, detto questo, lascio la parola ad Anna Foa, che ha redatto in italiano, ha dato questa versione, come si diceva prima, passare dal francese all'italiano è sempre un po' difficile, ma lei mi sembra che ci sia riuscita benissimo. Mi sono praticamente, ho lavorato con Pier Savy e con la Laterza per cercare con Giovanni Carletti, per cercare soprattutto di capire come adattare l'edizione francese al pubblico italiano, agli interessi italiani, al dibattito che c'è nella storiografia e anche nel pubblico colto in Italia.
Quindi si trattava di tenere presente quali erano le caratteristiche dell'attenzione italiana rispetto al mondo ebraico, rispetto agli ebrei, e vedere come trasformare, aggiungere, togliere in qualche caso, ma queste non abbiamo in realtà tolto quasi nulla, aggiungere in modo tale da arrivare, andare incontro a quelli che erano gli interessi del pubblico italiano. È stato un lavoro difficile, ma anche reso facile da quelle che sono le caratteristiche del libro. Innanzitutto una storia degli ebrei e non dell'ebraismo, e questo è qualche cosa di molto importante, nel senso che effettivamente c'è poco attenzione alla storia dell'ebraismo in quanto pensiero, anche se ci sono tutta una serie di saggi che trattano di questo, dalla chiusura del Talmud di Babilonia al Hassidismo, alla Wissenschaft, che comunque anch'essa, anche se è l'illuminismo, un modo di trasformazione e di interpretazione del mondo ebraico, è una delle grandi trasformazioni del mondo ebraico. Ecco. Ma a parte questo, è sicuramente soprattutto una storia degli ebrei, cioè viene incontro a questo dibattito che io continuo a credere esistente tuttora nel mondo ebraico, fra chi crede che la storia sia determinante, sia il momento in cui gli ebrei hanno scoperto la storia, che poi è l'illuminismo ebraico, e chi invece, alla luce di un'interpretazione, mi rifaccio ovviamente alla fondamentale interpretazione del libretto Zakor di Yerushalmi, vede la storia come non importante in quella che è invece il susseguirsi delle leggende, delle narrazioni e delle interpretazioni, dell'interpretazione infinita che si elabora sui testi sacri. Ecco, e credo che sia un dibattito ancora aperto, nonostante tutto, che ogni tanto riemerge, e a cui questo libro risponde attaccandosi invece fortemente a quelle che sono le prospettive storiche. E cos'è che cambia l'interpretazione italiana rispetto a quella, per esempio, qui dominante francese, e cosa invece consente che sia possibile mettere insieme i due aspetti? Certamente l'interpretazione mondiale è qualcosa che è sconosciuta per lo più al lettore comune italiano, che legge magari un po' qualcosa sul hassidismo, qualcosa sul mondo yiddish, certamente molto sulla Shoah, e forse anche qualcosa sui tempi più antichi, ma che comunque non fa una riflessione, per esempio, sugli ebrei in Cina o sui Kazari o su quelle che, o anche sul mondo arabo, sul mondo islamico, sull'Etiopia, e tutte queste cose che emergono in questo libro e che insegnano tanto a me, che anch'io su molte cose sono ignorantissima, anche se lavoro sulla storia degli ebrei. Questo libro, fra l'altro, ha insegnato tantissimo, tantissime cose. Perché questi quadri, queste date, badate bene, hanno una caratteristica: non sono simboliche, cioè non sono una porta che si apre per simboleggiare qualcosa, sono delle porte che si aprono per raccontarci, per descriverci, la stanza che ci descrivono, la casa che ci descrive quando apriamo questa porta è qualcosa che è realmente avvenuto, è qualcosa che ha dei particolari, è una vera e propria descrizione storica, cioè, certo, si può sempre leggerle in chiave simbolica, si può sempre leggere come qualche cosa di esemplificativo di una storia, ma questa storia è difficile da esemplificare, perché è una storia che qui emerge nel libro con molta forza, e credo che sia una delle cose che ha anche facilitato il lavoro di adattamento. È una storia estremamente complessa, estremamente differenziata, in cui gli ebrei del Nord Africa, quelli italiani, quelli ashkenaziti sono sempre tutti completamente diversi. E chi del lettore comune ha mai riflettuto su cose come, per esempio, la mancanza di un proletariato ebraico in Italia, mentre questo proletariato ebraico è stato fortissimo negli Stati Uniti e anche in Francia e in Inghilterra? Quindi qualunque lettore di un libro di storia degli ebrei francesi sa che è esistito in Francia un proletariato ebraico di cui poi il Marais è in qualche modo il risultato e l'esito, e in Italia non c'è assolutamente questa abitudine e questa consapevolezza che gli ebrei hanno fatto gli operai, che le donne ebree che venivano
dalla Russia e dalla grande emigrazione della fine del secolo. Hanno lavorato nelle fabbriche tessili, erano probabilmente la maggioranza di quelle fabbriche a cui ci rifacciamo quando pensiamo all'8 marzo, erroneamente, va bene, ma comunque c'è tutto un mito e molta parte di quelle operaie erano donne ebree che venivano dagli Shtetl. Quindi è stato facile e possibile in qualche modo lavorare cercando di aprire a uno sguardo italiano questo volume. Chi sono gli ebrei? Questa era la prima domanda. Anche in Italia è una risposta difficilissima. Sono certamente un popolo, ma forse qui il richiamo non c'è nel volume, ma forse potrebbe essere richiamato ancora quel termine del sociologo, antropologo, Einstein, sono anche e soprattutto una civiltà. E quindi, e questo però, anche se non c'è il richiamo esplicito, emerge nel volume, emerge con molta forza, lo vediamo. È una storia mondiale per un popolo sparso, ma soprattutto molto, molto differenziato. Quali sono i temi che abbiamo cercato di sollecitare? Innanzitutto attraverso i saggi che abbiamo aggiunto, questi 10 saggi che da 80, il richiamo al viaggio, al giro del mondo in 80 giorni, qui è diventato 90, 90 date. Innanzitutto per il Medioevo è stata la grande importanza della cultura dell'Italia meridionale, c'è il saggio della Cerenza, che è una sintesi straordinaria di un momento culturalmente fondante, direi, della diaspora europea, perché da lì vengono, è la culla della cultura anche rabbinica, perché passa lì attraverso lì l'arrivo del Talmud babilonese, e quindi questa importanza di questa Italia meridionale da cui si diparte poi una gran parte, anche una parte del mondo ashkenazita tedesco, delle comunità renane, viene da lì attraverso Roma, attraverso Lucca e poi l'emigrazione. E poi soprattutto ovviamente l'accento è caduto sul periodo più recente, Primo Levi, che in Italia non si può ignorare, questa attenzione alla Libia, all'operazione Salomone, quindi un tentativo di mondializzare la storia dell'ebraismo attraverso anche l'attenzione a questi aspetti, e ovviamente l'attentato alla sinagoga dell'82, che è stato un trauma fortissimo non solo per il mondo ebraico ma per tutto il mondo italiano, e che su cui adesso oggi si discute nuovamente, e che qui viene di nuovo esplicitato. E poi l'attenzione a elementi generali come il processo Eichmann, e quindi Hannah Arendt, che è ancora uno dei temi molto dibattuti, e l'attenzione verso Hannah Arendt in Italia non si è mai esaurita. Io non so come si insegna, cioè, francamente questo è una mia carenza, mi viene in mente adesso di non sapere. Abbiamo cosa manca? Forse manca un'attenzione ad alcuni momenti. Uno è forse il rapporto con la Chiesa. Ci sono due saggi sui ghetti, forse avrei voluto un'interpretazione, non siamo riusciti poi a realizzarla, ma avrei voluto un'interpretazione anche in chiave non soltanto di storia sociale, ma anche di storia perché la Chiesa in qualche modo crea il ghetto e che cosa ha rappresentato per questa grande specificità che è stato l'ebraismo italiano. Poi l'attenzione al risorgimento italiano e al rapporto con l'emancipazione in Italia è un'attenzione fortissima, perché in Italia l'emancipazione degli ebrei si è realizzata attraverso un nesso strettissimo con il risorgimento italiano. E poi forse un altro modo di porsi, ma questo è un confronto rispetto al resto del mondo ebraico, rispetto certamente alla Francia, ma anche rispetto alla Germania, del rapporto esterno-interno, cioè il mondo ebraico al suo interno, ma questo è anche un esito dei ghetti, un esito ovviamente, dato che parliamo dei ghetti, dell'influenza della Chiesa sugli ebrei italiani. In qualche modo, cercando di adattare, se vogliamo,
questa edizione francese e edizione italiana si è tenuto presente, almeno da parte mia, ma questo forse perché sto scrivendo un libro su questo, si è tenuto presente la forte specificità dell'ebraismo italiano. Tutti gli ebraismi sono specifici, questo è vero, però c'è un filone di forte specificità rispetto al resto del mondo ebraico che in Italia è molto forte e che per cui ci sono delle cose, dei temi e delle suggestioni che vanno riprese e ascoltate. Abbiamo cercato di farlo nel modo migliore possibile. Una cosa ancora volevo dire è che abbiamo cambiato il termine finale, cioè il saggio, cercando di non parlare troppo di antisemitismo, anche questo è uno dei grandi pregi del libro, quello di non identificare assolutamente la storia degli ebrei con la storia dell'antisemitismo, però mantenendo un forte rapporto costante, sempre a volte sottinteso, a volte presente con questo, abbiamo posto come termine finale, un termine finale va scelto, certamente c'erano molti modi per farlo, la scelta della giornata della memoria in Europa come legame con l'Europa, cioè c'è un legame con l'Europa ed è un fatto che con tutti i suoi difetti la giornata della memoria sia l'unica ricorrenza civile comune a tutti i paesi della comunità dell'Unione Europea, è un fatto che in qualche modo invita a guardare a un futuro di rifiuto del razzismo, di rifiuto dell'antisemitismo, eccetera. Questo ci è sembrato, potevano essercene infiniti altri, certo, ci è sembrato un termine di chiusura, e non proprio di chiusura, chiusura-apertura se vogliamo, apertura verso un altro mondo. Grazie. Grazie Nanna Foa. Ci ha introdotto su un altro aspetto interessante, storia o non storia, storia fatta per simboli o storia fatta da uomini. Mi sembra che anche la versione che ci ha dato Poa, come quella del professor Riccardi, rientra un po' su un'idea della storia degli ultimi fatti recenti del Novecento, che invece ci chiude dentro un campo ben definito. L'altro passaggio interessante è la domanda, ma siamo tanti, diversi, però c'è un filo che il libro lo dice, dove l'identità invece è la chiave, il cemento che tiene tutti. Quindi storia o non storia o storia infinita, da quale parte Pier Severi prende uno dei tre tessuti che sono stati slacciati questa sera, da quale filo li prende? Sì? I tre tessuti sarebbero gli oratori, allora non lo so. Se devo reagire, anche senza tediarvi, perché abbiamo già sentito molti discorsi e molte cose su quel libro, proverei a reagire, anch'io in italiano, ma lo dico sul serio perché l'italiano non è la mia lingua, innanzitutto ringraziandovi, ringraziando il pubblico, chi ci ha invitato questa sera, la Dante, l'editore e ovviamente gli oratori che mi hanno preceduto e che hanno preso il compito di leggere, di commentare, anche di essere co-curatrice, nel caso della professoressa Foa, di questo libro. Quindi veramente grazie a tutte e a tutti. Io forse, senza ripetere delle cose che ho già avuto modo di dire anche nell'articolo che lei ha citato all'apertura di questa serata sull'Espresso, proverei comunque a tornare brevemente e solo in modo reattivo a quello che avete già sentito, non così nelle nuvole, ma veramente per rispondere, diciamo così, al progetto editoriale che è stato il nostro, che in parte è un'espressione modesta, nel senso divulgativa e accessibile, spero, maneggevole, della cosiddetta Wissenschaft des Judentum, di cui si è parlato, di questa conoscenza dell'ebraismo, scienza dell'ebraismo, immaginata da ebrei tedeschi nell'Ottocento e che poi ha nutrito un interesse da parte degli ebrei europei, francesi, italiani, tedeschi innanzitutto e così via, nei confronti dell'ebraismo, con un approccio scientifico che pone delle domande anche a chi ha un approccio diverso all'ebraismo, un approccio, diciamo così, di fede. Questo è un punto ovviamente problematico di cui abbiamo un po' percepito la problematicità questa sera. Quindi un progetto scientifico, ma veramente pensato per essere accessibile. Per me la parola divulgativa è nobile. Nell'editoria francese si vede che i più grandi storici hanno
accettato di produrre dei libri molto aperti, con nessuna nota, poca bibliografia, e il rifiuto in effetti delle parole ebraiche che fanno comunque sì, cioè sono comunque una barriera per entrare in un libro. Sì, si può parlare dello Shabbat, di Hanukkah, dopodiché diventa forse un po' più una barriera. Quindi abbiamo fatto questa scelta discutibile in modo tale che il libro possa dare a tutti, sia aperto e possa dare il suo tesoro a tutti. Dopodiché io credo che sia un tesoro, e quindi questo il meglio della ricerca, che sembra un po' presuntuoso, lo dicevo anche scherzando col libraio prima del nostro incontro. Io posso parlare bene di questo libro perché non l'ho scritto io, quindi non è che mi sto io faccio i complimenti agli autori, quelli dell'edizione francese, quelli dell'edizione italiana, e cioè di questi 90 testi ne ho scritto 3, e quindi vabbè, veramente io sono molto grato e anche molto ammirato davanti al lavoro che hanno consentito. E cioè, lo scopo era di fare una specie di lavoro di contrabbanda, cioè di produrre in questo formato accessibile i risultati discutibili, soggettivi in parte, della ricerca in archeologia, in filologia, in storia in particolare, degli ebrei. E quindi continuo di accettare, di rivendicare questa formula di offrire il migliore della ricerca ai lettori. Meno male che il gioco delle mancanze non l'abbiamo fatto troppo, ma è un gioco un po' facile. In effetti ci sono delle scelte, ci sono dei buchi, delle mancanze, perché piuttosto, che ne so, la Libia che l'Egitto, perché piuttosto questo attentato che quello attentato, il Tempio Maggiore nell'82 piuttosto che altri attentati della stessa ondata antisemitica. Fosse un'edizione tedesca, che ne so, sto sognando, ma si parlerebbe forse di Monaco negli anni 70, perché è la stessa ondata, mi spiego? Quindi ci sono delle scelte e comunque ci sono delle mancanze. Detto ciò, e questo è un modo anche per complimentare sia l'editore La Terza e sia che Anna Foa, le aggiunte italiane io le terrei. Se ci fosse una seconda edizione francese, dico, un po' più grassetta, io terrei, cioè Eichmann ovviamente sì, perché non è una data italiana, è fondamentale, ti dico la verità, l'autore non l'abbiamo trovata in Francia. Primo Levi pure, perché vabbè che non tutti i liceali in Francia lo leggono, però tutti lo leggono. Un francese, anche non ebreo, sa chi è Primo Levi, quindi non è patrimonio vostro, è veramente patrimonio universale. Quindi sono delle date che io trovo un pregio per l'edizione italiana, e veramente che io vorrei tenere se ci fosse la possibilità di ritradurre le aggiunte. Quindi il principio, l'avete capito, è un libro fatto a tappe, a date, che consente un viaggio. Ecco perché nella edizione francese c'era nel sottotitolo questa parola di viaggio, e in effetti i tre lettori, tutti i lettori viaggiano, cioè ci sarà qualche lettore che apre con la mia introduction e che finisce col 2006? Può essere, io sospetto di no, nel senso uno viaggia, va a guardare quel che conosce e anche quel che non conosce, perché il libro offre anche, o prova a offrire anche delle sorprese. Quindi adesso non voglio appesantirmi sul progetto storiografico, ma il concetto non era di un manifesto per le date contro la cosiddetta École des Annales, che sarebbe stato un errore strutturalista. No, per niente, noi usiamo le date per entrare nella storia degli ebrei senza avere il culto della data, diciamo così, ma questa forse è un'altra discussione. E poi chiudo, ma veramente le discussioni hanno già detto in parte delle cose che avrei potuto provare a dire pure io, sull'oggetto del libro, di cui si discute nell'introduzione, di cui diversi autori a diverse date, così diciamo, discutono, e di cui si è discusso oggi pure. In effetti è un libro di storia degli ebrei e non dell'ebraismo. Allora, date, simbolo sì o no, non lo so. Alcune date, devo confessare, che sono un po' un pretesto per aggrappare un mazzo di eventi, un mazzo di cose che sono avvenute. Dicevo prima, è un esempio che mi sono inventato, ma lo riutilizzo. Possiamo prendere un attentato contro gli ebrei dell'82 piuttosto che dell'80 qualcosa, Rue Copernic a Parigi, ma sono un po' un simbolo che ci fa entrare in questa parte triste della storia degli ebrei. Altre date sono veramente la porta d'ingresso in alcune parti, non tutte ovviamente, della cultura ebraica, qualcosa sul Talmud, con un che di convenzione, di arbitrarietà, perché il Talmud è
un insieme testuale che, la cui redazione si estende su diversi secoli, di scegliere una data fa sorridere. Jeffrey Herman ha scelto la data migliore, ha fatto un testo che io trovo molto bello, ma comunque sì, si parte da una scelta, di nuovo, sia per la Mishnah, per il Talmud e per i grossi pezzi importanti, diciamo così, della costruzione culturale ebraica. Ma le date quindi sono comunque sempre centrate sulla storia del popolo ebraico, forse più che della religione ebraica. Quindi questo anche io lo percepisco, poi sarebbe poco elegante dire che è una scelta della curatrice della parte contemporanea, però un po' è vero, nella parte francese, una sensibilità forse che ha fatto sì che si è parlato più di aspetti di storia sociale e politica che non di storia religiosa. Qualcosa c'è su Baal Shem Tov, però in effetti la cosa poteva essere più presente, ma comunque sono delle scelte assolutamente condivise che fanno sì in effetti che la Shoah, per esempio, non è stra-rappresentata. Se ne parla come qualche data, ma anche prima della Shoah, quando uno parla delle leggi razziali, voce che c'era già nell'edizione francese, tengo a specificarlo, oppure delle invenzioni antisemitiche allucinanti degli anni 1920, no? In Ungheria, cose che io non sapevo affatto, che ci spiega che le prime leggi antisemitiche sono non tedesche e non degli anni 30 e passa, ma un po' prima. Sono quindi delle date che un po' allargano l'impatto della Shoah, che in effetti è la chiusura di un periodo di grande sofferenza del popolo ebraico, tra il 1881, che i primi pogrom, l'assassinio dell'Oxar, eccetera, fino alla fine della guerra. Ma in effetti, detto ciò, confermo, ribadisco, la Shoah non è al centro del libro, il che non vuol dire che non ha un'importanza enorme anche nelle identità di chi scrive, talvolta, ma non è al centro del libro. Quindi in effetti è un inizio a delle letture, a delle peregrinazioni soggettive all'interno di una novantina di testi diversi tra di loro, anche delle discordanze tra di loro, perché gli autori non vedono tutte le cose nello stesso modo, e che nella edizione italiana, e su questo chiudo, veramente mette in avanti questa italianità, questa particolarità di cui si è parlato. Io che vedo l'Italia, pure abitando in Italia un po' dall'esterno, perché non sono italiano come si sente, sono molto convinto che questa specificità ci sia. Per un punto di vista francese, se dovessi dire una sola parola, è la continuità che è impressionante. Va bene che gli ebrei francesi sono molto più numerosi, come l'ha ricordato, seconda comunità in diaspora nel mondo dopo gli Stati Uniti. Detto ciò, in una percezione di longue durée, che è un po' il gimmick degli storici francesi, no? La lunga durata fa sì che noi ci accorgiamo che dal 300 fino a 700-800 degli ebrei in Francia quasi quasi non ce ne sono. Perché? Perché sono stati espulsi. Mentre in Italia, in particolare siamo a Roma, la presenza ebraica è continua. E questo cambia moltissimo. Adesso non posso sviluppare, poi sarebbe forse più un discorso di storico contemporaneista, ma il rapporto degli ebrei italiani con l'italianità e della percezione dello storico sulla storia degli ebrei in un paese come questo o come il mio, la Francia, dove è una storia molto diversa. Quindi sì, una particolarità molto forte che io trovo, ma di nuovo faccio un complimento al libro, ma sia venuta bene nell'edizione italiana. Grazie. Grazie. Discussione molto interessante, mi sembra di capire che la conclusione che dà Persavie è dire che questi 90 quadri, come li chiamate prima Riccardi, o se vogliamo 90 tessere di questo mosaico, possono essere cambiate, ma sostanzialmente l'effetto di bellezza rimane sempre, se vogliamo usare una metafora d'arte, ma il risultato in qualche maniera è sempre lo stesso. Credo, se non ci sono altri interventi, noi salutiamo tutti coloro che dalla piattaforma, la nostra piattaforma Dante Global, ci hanno seguito da tutto il mondo. Ci sono arrivati saluti dall'Argentina, dal Vietnam, da tanti po' dall'Europa, dalla Spagna, dalla Francia stessa. Quindi mi resta che ringraziare i redattori, ringraziare l'autore e salutare e ringraziare me stessi. Grazie.